Queste sono le sue parole. I primi passi sono stati qualcosa di incredibile. Vedere le mie gambe muoversi di nuovo è stato un momento molto emozionante. Queste sono le parole di Michel Roccati. Eccolo qui, in studio da noi. Buongiorno, ciao Michel. Buongiorno. E allora, stai entrando tu da solo, in modo autonomo, all'interno esatto. dello studio di Uno Mattina. Sì, qua vedi, ogni volta che clicco i pulsanti faccio il passo. Allora, Michele, intanto ti posso chiedere come funziona il tutto e tu non hai, senza, diciamo, in questo caso l'iPad e questa situazione, non avresti la possibilità di poterti muovere. Sì, esattamente. Io ho una lesione midollare completa, quindi praticamente il midollo è stato reciso completamente e gli impulsi elettrici non passano più. Quello che è stato fatto con la sperimentazione... Quindi non potresti muovere gli arti inferiori. Esattamente. Assolutamente. Sì, se noi schiacciassimo stop non ci sarebbe più contrazione muscolare e quindi dovrei sedermi. Sì. Cadresti direttamente. Sì. E in questo caso invece che hai la possibilità di poter camminare in modo autonomo? Sì, adesso posso stare in piedi per diverse ore, la muscolatura si è rigenerata. E con la stimolazione io sono una persona normale, sto in piedi, faccio ecco, la vita. Stimolazione in che modo? Che cos'hai? Allora, mi sono stati impiantati degli elettrodi nella schiena, sì. Sotto la lesione midollare, e questi elettrodi hanno la peculiarità che poi comunicano tramite Bluetooth con il tablet. E io sul tablet posso scegliere diversi programmi, come camminare, salire le scale, fare kayak, usare tutti gli attrezzi che ci sono in palestra. E io poi da qua seleziono il programma e poi scelgo quanta potenza mettere nei vari gruppi muscolari. Quindi puoi camminare in modo lento, puoi camminare in modo più veloce anche? Sì, 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 ho camminata più lenta, da passeggio, un pochino più spedita. Ci vogliamo accomodare? Sì, certo. Ok. E allora, nel frattempo ricordiamo che tu, Michel, hai avuto un incidente nel 2017 dove sei rimasto poi totalmente, come stavi raccontando tu, paralizzato. E tu sei tra l'altro il primo uomo al mondo a poter camminare in questo modo, in modo totalmente autonomo. Quindi sei il primo ragazzo cyborg. È proprio così? Esatto. Sì. Diciamo che questa è anche un prototipo, quindi tu sei il primo. Sì, qua è tutto prototipo, da ogni cosa che stiamo utilizzando qua è tutta quanta diciamo aggiustata per renderla poi usabile per persone che ritornano a camminare nuovamente. Incidente stradale in auto? Sì, in moto, in moto. In moto. E successivamente quali saranno invece il futuro, che cosa prevede? Perché so che già si sta sperimentando altro per te. Sì, adesso si sta sempre perfezionando sempre di più. Già ad esempio anche il tablet, questa è una nuova generazione, è molto più performante con molti più programmi. E quello che si vuole fare è rendere tutto più compatto e ulteriormente ancora più performante anche dal punto di vista degli elettrodi che ho nella schiena. Si stanno studiando nuovi materiali e diciamo anche con il mio utilizzo quotidiano si è fatta una bella banca dati di rispetto a come la stimolazione si comporta nei confronti del fisico. Quindi con questi dati qua si è potuto vedere fin dove si può spingere e tutti i margini di miglioramento che ci sono. Allora, mentre stai parlando stiamo vedendo anche una maratona. E hai gareggiato? Sì, io ho sempre gareggiato alla Wings for Life, che è una maratona benefica ed è importante questa tipologia di evento perché tutto il ricavato viene devoluto al 100% per la cura per le lesioni midollari. Questa, la Wings for Life, è una gara che avviene in tutto il mondo in contemporanea. E quest'anno si terrà il 5 maggio. Ci sarà anche una tappa italiana. Italia dove? A Milano, al Mind. Ah beh, quindi dovremmo esserci anche noi, possono partecipare tutti? Numerosi, sì, sì, chiunque, tanto può essere sia competitiva che no, quindi è aperta a chiunque. Non c'è il tempo, è vero. Tu sei entrato dentro il Guinness dei primati perché, sì. Se non sbaglio, hai percorso mezzo chilometro. Sì, esattamente. È vero? Sì. Ecco, lo vediamo qui, il certificato. Ma la cosa straordinaria, cioè ci rendiamo conto che
lui prima lo ha fatto passare un po' così, secondo piano, ha detto io faccio le scale da solo, cioè noi adesso l'abbiamo visto con l'aiuto, perché quello ti dà la possibilità, in realtà l'iPad tu lo potresti avere anche addosso, però... Sì, diciamo è una comodità, almeno mettendolo lì ho la visuale più diretta e posso... E le scale come le fai, quindi con... Con le scale mi basta una stampella dove io poi posso posizionare questi due pulsantini, uno per ogni gamba, e ogni volta che clicco il pulsantino viene trasmesso il segnale e mi fa fare il passo successivo. Senti, ma il giorno in cui sei tornato proprio a camminare, immagino che tu non lo possa mai dimenticare. Sì, lì è stato un grande evento, anche perché è stato un lungo processo prima di arrivare alla sperimentazione. E il giorno in cui ero in questo laboratorio gigantesco su in Svizzera, mi ricordo perfettamente che era pieno di telecamere che stavano a monitorare ogni mio singolo movimento. Poi c'era anche qualcosa che visualizzava la contrazione muscolare, era tutto fantascientifico. E poi su un lato c'erano tipo una decina di monitor, e dietro ogni monitor c'erano degli ingegneri che digitavano, facevano, tutto un linguaggio incomprensibile per me. E niente, poi dopo la prima settimana fu un grande evento, perché si riuscì subito a trovare la stimolazione precisa, quindi andare a toccare i giusti gruppi muscolari, che mi ha permesso di alzarmi in piedi. Io davanti avevo un mega specchio, mi sono visto lì, è stato fantastico. Allora, tu oggi qui non sei da solo, perché dietro le telecamere c'è anche tuo fratello. Esatto. Che rapporto hai con lui? Ah, lui mi ha sempre supportato fin da subito, poi siamo sempre stati un rapporto amichevole. Già fin da subito, quando ho avuto l'incidente, mi ha incentivato, mi ha incoraggiato con la mia speranza per il futuro. Io anche perché fin da subito sapevo in me stesso che star seduto in carrozzina era una cosa momentanea. Infatti quello che volevo era, non c'erano scuse, io volevo alzarmi in piedi e camminarmi in piedi, mettermi a camminare. Alla fine una storia triste, iniziale, difficile, però tu sei la testimonianza veramente di come si possa andare avanti, c'è anche un domani, come spesso noi diciamo proprio qui a Uno Mattina. Daniela, che arriva qui con noi, e noi portiamo proprio... Ciao! Positività e soprattutto anche... poter affrontare quindi il giorno domani. Pensa che io non lo sapevo, l'ho letto proprio alla fine, sì, che tu praticamente ti sei laureato in ambulanza. Come è andata? Sì. Addirittura? Ero ancora ci sorprendi ancora? Avevo fretta per poi dedicarmi interamente ad alzarmi in piedi, quindi ho detto togliamoci subito gli studi che devo terminare. Allora sì, mi ho dato l'ultimo esame di economia, avevo ancora le flebo attaccate e mi hanno permesso di andare all'università a dare l'ultimo esame. Senti, quella è la telecamera, Michelle, che cosa ti senti di dire a chi ci sta guardando? Soprattutto chi nel caso dovesse aver avuto anche un incidente stradale. Allora, primo messaggio è venite alla Wings for Life, che è un grosso motore che spinge la ricerca per trovare queste grandi invenzioni. E poi per chi si trova nella mia stessa situazione, quello che dico è di continuare a crederci, che il futuro è già qui, quindi si sta vedendo che la tecnologia sta facendo passi da gigante. E lo abbiamo visto proprio con te, Michelle. Complimenti, davvero. Grazie, grazie veramente per essere stato con noi, grazie. Tra l'altro mi diceva prima che non ci avrà più bisogno di tutto le padre, perché direttamente dal cervello. Direttamente dal cervello, la tecnologia in questo senso, veramente, meno male che c'è. Grazie di questa testimonianza. Grazie ancora, davvero.